ti capita spesso di essere triste? Prova ad immaginare un hamburger di alta qualità con ingredienti selezionati. La tua birra preferita è una buona dose di musica dal vivo. Un sogno? No! A Torricella Verzate tutto questo è realtà. Vivi l'esperienza. Il nuovo Beer Pub aspetta te e i tuoi amici in via Emilia 2. Un ristorante romano ha vietato l'ingresso ai bambini, lo scrive il fattoquotidiano.it, che specifica: il ristorante ha scelto di esporre un cartello con questo messaggio, motivandolo con queste parole: a causa di episodi spiacevoli dovuti alla mancanza di educazione, in questo locale non è gradita la presenza di bambini minori di anni 5, nonché l'ingresso di passeggini e seggiolini per motivi di spazio. Certi della vostra comprensione, si ringrazia la clientela, firmato il comandante, che sarebbe il soprannome del proprietario. Cosa ne pensa? Ha fatto bene il proprietario del ristorante a vietare l'ingresso ai bambini o la trova una scelta poco civile? Una scelta poco civile, cioè i bambini possono entrare dove non voglio, cioè non è inutile che fanno così. Cioè, secondo me dovrebbe chiudere il locale, più che altro. Quindi addirittura propone che sia il proprietario stesso a chiudere il locale? Perché non è giusto così. A prescindere dall'educazione che poi hanno i bambini all'interno del ristorante? Ma sì, cioè, i bambini, lo sai, sono ragazzini e per forza di cose hanno voglia di giocare, così. È inutile che non possono entrare, non ho mai visto una cosa del genere. A lei è mai capitato di essere al ristorante e sentirsi infastidito dalla presenza dei bambini? No, mai, perché anch'io ho un figlio, quindi, è di 5 anni e... E qualcuno che si sia lamentato con lei invece per suo figlio? No. Se qualcuno dovesse farlo al ristorante, cosa gli direbbe? Sono guai. Ascolta, io... avevo 65 anni, ho tirato su due bambini che non sono i miei, di chi si vergogna? Si vergogna perché? Per quale motivo dovrebbe vergognarsi? I bambini deve curarli, e i cani non deve curare, i bambini deve curare, portare fuori un bambino, di chi si vergogna, chi va a fa***. Le è mai capitato di essere in un ristorante o in giro e sentirsi infastidito dalla presenza di bambini piccoli? Sì, ma non si può non buttarli fuori. Ma va, è roba neanche a sentire. Qualcuno dice che oggi i genitori non sono più in grado di educarli. Cosa ne pensa? Era così anche prima oppure no? Vabbè, tanti sì, che non è capace di educarli. Però tenere a bada un bambino di 5 anni è qualcosa che... No, i bambini bisogna sempre sopportarli, dai, su, va, di chi si vergogna. E lasciarli liberi? Lasciarli liberi. Anche al ristorante? Ma per tutto, anche in chiesa, qualunque sia parte, sono bambini, ma scherziamo. Io ce ne ho 5 a casa di bambini, i miei nipotini. Ma di chi si vergogna? Secondo me è poco civile. Come mai? Perché non ha rispetto di tutti. Quindi è giusto comunque rispettare anche i bambini, non al di là appunto dell'educazione. Sì, senz'altro. Qualcuno dice che è poco civile un paese dove i genitori non sono più in grado di educare i propri figli. Secondo lei è un problema di oggi, di questa generazione, oppure è sempre stato così? Oppure non è... Oggi però è molto complesso. È molto complesso perché? Per tante circostanze. Quindi educare i bambini così piccoli è complesso, dice lei? Sì, ma non è dovuto solo ai genitori, tante cose messe insieme. Le è mai capitato di essere in un ristorante e sentirsi infastidito dalla presenza dei bambini? No, mai. E se qualcuno dovesse dire a lei di essere infastidito per la presenza di un suo figlio o nipote? Cercherò di porre rimedio. Però non si arrabbia con il bambino? No, mai. Cerca di spiegargli la situazione senza arrabbiarsi. Che siamo stati sfortunati. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.